Carissimi concittadini, cari amici di Otranto, oggi mi rivolgo non solo a voi, ma anche a tutti coloro che hanno voglia di recuperare gradualmente una condizione di normalità e programmare magari un momento di vacanza nel rispetto delle prescrizioni decise per gli spostamenti e per la fruizione dei luoghi turistici. Nella nostra città non ci sono stati casi di infezione. Questo è avvenuto per una buona porzione del Salento intorno a noi, tanto che la ASLA ha avviato uno studio specifico proprio per comprendere meglio questo fenomeno, certamente un punto di forza, dal momento che la pandemia è ancora lontana dall'essere sconfitta definitivamente. La riapertura, infatti, ci sottoporrà nuovamente a dei rischi e per questo il lavoro dell'amministrazione e degli operatori per far ripartire la nostra bella Otranto è tutto orientato a garantire una accoglienza sicura. Poter vivere in sicurezza il nostro territorio sarà determinante per continuare ad essere scelti come destinazione turistica in quest'estate. Garantire sicurezza, però, non dovrà assolutamente impedirci di far vivere ai nostri ospiti il meglio di ciò che abbiamo saputo mettere in campo fino ad oggi. È di questi giorni, per esempio, la riconferma alle nostre località della bandiera blu, prestigiosissimo riconoscimento che certifica la qualità del nostro mare e dei nostri servizi. Anzi, proprio ciò che stiamo vivendo oggi deve farci riflettere ancora più sui nostri modelli di vita e di turismo, accelerando quel percorso già intrapreso che mira a trasformare una semplice vacanza in una vera esperienza da vivere con tutti i sensi che ci sono stati donati. Proprio per questo stiamo riaprendo tutti i nostri contenitori culturali. Il bellissimo castello con i suoi sotterranei, le mostre permanenti su Prestoria e Grotta dei Cervi, le mostre temporanee di livello. A proposito del castello, stiamo lavorando in questi giorni per presentarvi quest'anno per la prima volta anche video e ricostruzioni delle grotte presenti nell'atrio scoperte solo alcuni anni fa, non visitabili, ma ricche di iscrizioni e disegni create da prigionieri messi lì a scontare pene severe, una sorte di 41 bis ante litteram, a partire già dal 1400. Riapriamo anche la Torre Matta con una nuova mostra che saprà coniugare installazioni di arte contemporanea con la storia millenaria di Otranto sul mare. A disposizione dei visitatori sarà anche il faro di Palacea con la sua eccezionale lanterna. Abbiamo messo a punto, infatti, per ogni struttura percorsi e metodi che garantiranno le distanze sociali e tutte le accortezze per evitare la diffusione del virus. Il rispetto delle distanze è certamente l'elemento sul quale porre le maggiori attenzioni. Ancora di più nei piccoli spazi pubblici come quelli dei nostri centri storici. Quest'anno, infatti, il centro storico dobbiamo immaginarlo, viverlo, trattarlo come se fosse un museo. Sarà obbligatorio l'uso della mascherina a partire da tre ingressi, porta terra, porta mare e porta di legno e ponte di legno, fino al tavolo del bar o del ristorante più scelto. Le strade tradizionalmente più affollate, Corso Garibaldi, Via Immacolata e Bastione Pelasgi, saranno caratterizzate da un senso unico pedonale per evitare assembramenti. Un programma già concordato con ditte specializzate garantirà costanti sanificazioni delle piazze e delle strade pubbliche, dei nostri monumenti ed edifici pubblici, con un'attenzione particolare ai locali dei servizi igienici, ai cestini dei rifiuti, alle panchine e a tutte le superfici di appoggio delle persone. La nostra città, avendo saputo riqualificare nel tempo, oltre al centro storico, tanti altri spazi pubblici, penso al lungomare, ai giardini pubblici, al costone della Madonna del Marto Mare, al porto, potrà offrire a tutti spazi sufficienti per non incorrere in assembramenti. Un'adeguata segnaletica e la diffusione di un vademecum online e cartaceo trasferirà con facilità le informazioni necessarie per vivere al meglio la nostra città. Otranto però, soprattutto nella vacanza estiva, è stato sempre sinonimo di un mare bello, pulito, in armonia con paesaggi naturali, quelli extraurbani, e storici, quelli della baia urbana. Continuerà ad esserlo anche in questa stagione. Nonostante la grave crisi economica che viviamo come comuni turistici per le mancate entrate che registreremo, ma non voglio parlare di questo oggi, sono altri i tavoli per ragionare di questi temi, garantiremo sempre pulizia di pinete, coste e spiagge libere grazie ad un finanziamento regionale da noi precedentemente intercettato. In queste zone
Imporremo distanza sociale di almeno 2 metri tra nuclei familiari differenti e una superficie massima di 5 metri quadri occupabile per persona. Sui tratti di maggiore lunghezza degli arenili di Alimini garantiremo anche un servizio di salvamento e vigilanza. Vieteremo alla libera fruizione solo i corridoi liberi troppo stretti per garantire fruizione sicura, compresi tra stabilimenti balneari, che affideremo agli stessi per le operazioni di controllo e pulizia. Molti dei nostri ospiti però adorano fare il bagno anche nella baia urbana, che ha sempre colpito tutti proprio per la trasparenza delle sue acque. Bene, potranno continuare a farlo perché sulle banchine in cemento apporremo dei segnaposto fissi per la singola postazione asciugamano, uno spazio di 3 metri per 1,50, saltandone una per ogni nucleo familiare differente. Qui, pulizia e controllo, per l'intera giornata, li affideremo ai titolari di reddito di cittadinanza. Stessa iniziativa, affidando però a terzi pulizia, salvamento e controllo, attueremo sulle spiagge libere urbane. Qui stiamo valutando anche l'utilizzo di una app per eventuali prenotazioni e per poter alternare le presenze tra mattina e sera e nei vari giorni della settimana. Per la fruizione del mare è di questi giorni la bellissima notizia che la magistratura ci ha riconsegnato il nostro porto turistico. Lo stiamo riattrezzando per essere pronto e funzionale già in settimana, nel rispetto delle norme sanitarie. Questo, oltre a riattivare numerosi posti di lavoro diretti, a garantire fruizione sicura del mare a tante famiglie senza congestionare le coste, farà ripartire anche servizi turistici importantissimi per la nostra offerta. Penso ai diving, gite in barca, affitto barche, sempre nel rispetto delle nuove regole. Queste iniziative però abbiamo la necessità di veicolarle all'esterno, diffonderle per invogliare i turisti a raggiungerci. Per questo partirà subito una campagna e promozionale dal motto Otranto sicuramente. Sicuramente per rimandare immediatamente al concetto di sicurezza che verrà rafforzato anche dalla frase la tua estate in sicurezza, ma sicuramente anche per rafforzare la scelta di Otranto come scelta ideale per la vacanza 2020. Abbiamo prodotto dei video spot con i contributi di giornalisti e persone dello spettacolo che amano la nostra città, con tante bellissime immagini di luoghi inediti, scorci, vicoli, in grado di raccontare e valorizzare il territorio. Soprattutto un Otranto da scoprire, attraverso anche momenti di vissuto personali colti tra i turisti proprio nella nostra città. Non mancheranno ovviamente anche i luoghi simbolo di Otranto. Abbiamo prodotto anche tante immagini cartolina molto belle con lo stesso motto. Il piano prevede la diffusione della campagna sulle principali testate giornalistiche di settore online e non, utilizzando anche tutti i canali istituzionali. Ogni settimana verranno alternati i video prodotti. Ogni giorno verrà rilasciata un'immagine differente per l'intera estate. Tutte le attività turistiche le condivideranno sulle proprie pagine social, Facebook, Instagram, ottenendo una diffusione ampia e capillare, creando nello stesso tempo un forte senso di appartenenza e di comunità. Con foto e video verrà introdotto anche l'hashtag Otranto sicuramente, invitando gli ospiti della nostra città ad utilizzarlo per le loro foto online. Con riferimento agli eventi, invece, posso già dirvi che abbiamo riconfermato alcuni format consolidati: Giornalisti del Mediterraneo, Otranto Film Fan Festival. Altri li stiamo valutando in funzione delle norme che vengono in questi giorni emanate per quel settore. Sicuramente, nel rispetto del distanziamento sociale che potrà essere garantito quest'estate nei nostri ampi fossati, dopo lo stop abbiamo subito ripreso i lavori per averli a disposizione quanto prima, potremo organizzare altri eventi culturali e spettacoli. Concludo questo mio intervento ricordando a tutti che questa amministrazione, questa comunità, i nostri operatori in questo periodo di confinamento in casa non si sono assolutamente assopiti, ma al contrario, hanno da subito ragionato su come ripartire, consapevoli di quanto sia importante, non solo da un punto di vista economico, ma anche da un punto di vista sociale, l'ospitalità e l'accoglienza per una città che nel rapporto con gli altri ha trovato da sempre il proprio punto di forza. Come ho già detto in altra occasione, nonostante il coronavirus, Otranto c'è ed è pronta a coccolare in sicurezza tutti coloro che ci raggiungeranno per condividere con noi un momento di vita e riconquistare, dopo tante difficoltà, un po' di serenità. Sempre viva Otranto!
andiamo avanti tutti insieme.